Sì, grazie Presidente. Sarò molto breve perché questo ordine del giorno è molto semplice. Noi chiediamo con questo dispositivo al Sindaco e alla Giunta appunto di farsi promotori al Parlamento italiano proprio per proseguire sulla strada della modifica della legge 21, proprio quella legge appunto che va a normare la trazione animale per poter modificare questa legge e per poter poi permettere ai comuni, qualora chiaramente lo volessero, di intervenire chiaramente con una semplice ordinanza per vietare il servizio a trazione animale, qualora chiaramente lo si volesse. Un'attività che si sta facendo in Senato con il Movimento 5 Stelle insieme al Partito Democratico, perciò su questo c'è un lavoro congiunto e mi dispiace che il centrodestra, Fratelli d'Italia, che comunque in qualche modo, insomma, in questa seduta stia sventolando, diciamo, il vessillo del benessere animale, chiaramente su questo non si sia fatta avanti. Ecco, noi invece contiamo che il lavoro prosegua perché è un lavoro che va avanti comunque da 20 anni. Noi come Movimento 5 Stelle chiaramente stiamo premendo l'acceleratore proprio per cercare, insomma, di arrivare nelle commissioni preposte e chiaramente arrivare a una modifica definitiva di questa legge, Presidente. Legge che chiaramente permetterebbe, come dicevo, a tutti i comuni italiani, insomma, di poter garantire il benessere degli animali. Concludo, Presidente, leggo anche io a questo punto un titolo di un giornale appunto di Roma Today: Botticelle, stalle scempio nel cuore di Villa Borghese, soldi pubblici per vetturini privati. Praticamente fu spesa una somma di 1.350.000 euro in una villa storica, quella appunto Villa Borghese, senza un permesso di costruire, appunto spendendo fondi pubblici per una categoria privata, fondi chiaramente poi andati persi, chiaramente un bene dei cittadini, quello che dovrebbe essere appunto utilizzando appunto dei fondi dell'amministrazione, bene che poi è stato comunque immediatamente sfruttato. Perciò anche io a questo punto leggo titoli di giornale, insomma, che a differenza di eventuali promesse non realizzate, qui parliamo comunque di danni erariali abbastanza importanti. E chiaramente, oltre a questo, Presidente, insomma, noi chiediamo dove sia la seconda tranche che l'assessore De Lillo doveva dare, poste che non ha mai dato per realizzare l'ultimo prototipo della vettura elettrica, tranche che non fu mai destinata al POMOS, che chiaramente non poté in qualche modo definire l'ultimo prototipo di questa Botticelle. Ecco, questi sono i fatti, è la realtà dei fatti, è la verità, e perciò, insomma, noi facciamo una politica che mira al benessere degli animali, ma questi sono fatti reali che hanno danneggiato in passato l'amministrazione, che chiaramente per fortuna è storia passata e non è appunto il presente. Grazie, Presidente, il nostro voto sarà favorevole.